Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Corazon de mi corazon. Siamo tornati con gli Wattpad, con le fanfiction, con le storie scritte da questi ragazzi con un sacco di problemi, d'amore, di grammatica, di tutto quanto. Non mi voglio dilungare sull'intro, spero che vi sediate, spero che lasciate un like, perché si comincia a leggere una storia d'amore. La scuola è appena ricominciata, e quindi perché non leggere una storia d'amore tra i banchi di scuola? E infatti la storia si intitola Il mio prof di diritto. Sigla. Il mio prof di diritto, il mio prof di diritto. Capitolo 1. Il primo giorno di scuola. Le vacanze estive sono ormai giunte al termine ed è ora di tornare tra i banchi di scuola. Che maleducata, non mi sono ancora presentata. Mi chiamo Valentina Bianchi e vivo a Napoli con i miei genitori e le mie due sorelle più piccole, Sol di 3 anni e Mary 5 anni. Ho 20 anni. Ma come 20 anni? A 20 anni quante cazzo di volte t'hanno bocciata? Sta ancora al liceo, eh? Sei un po' una struzzi, merda. Valentì, 20 anni ancora al liceo, il professore, fatte due domande, mo te fanno preside se te li bocciano un'altra volta. Ho 20 anni, sono alta, bionda, occhi chiari come i capelli. Ma chi vuol dire capelli chiari? C'hai gli occhi azzurri, c'hai i capelli azzurri, ma che cazzo? Sei la palla turchina? Non sono fidanzata e studio giurisprudenza. Ah no, scusate. Dice scuola, di università. Scuola, università sono due cose differenti. Se tu nel titolo dici scuola, io penso sia a scuola. Quindi siamo all'università. Valentinona nazionale, siamo all'università! Ora vado a prepararmi, altrimenti faccio tardi il primo giorno. Valentina, è pronta la colazione, scendi! Arrivo. Tesi al pino di sotto, perché lei giustamente vive in una foresta e quindi sopra lei vive in un abete e sotto c'ha madre e padre, deduco se non è morto qualcuno come nelle altre storie, e gli hanno preparato la colazione al pino di sotto, che vive sull'alto, mangiare i pinoti con le pigne. Sesi al pino di sotto, feci colazione velocemente ed uscii di casa. Arrivai a scuola, ricordiamo sempre l'università, con le cuffiette nelle orecchie. Ah beh, perché pensavo che le cuffiette devo rimettere pure nel culo. E sola come sempre. Ha fatto due domande, l'hanno bocciato 70 volte e amici tuoi hanno detto: "Ehi, Buchi, ciao, bella per te, stai con classiche ragazzini di 12 anni. Vabbè. Non ho mai avuto amiche e non ne ho bisogno. Sto bene anche da sola. Su questo non te posso di niente. Suono la campanella ed entro velocemente a scuola. Mi dirigo nella mia classe e mi siedo al primo banco come sempre. Accanto a me c'è un tipo che mi pare si chiami Giancarlo. Ma com'è? Ah, questo è l'anno in cui ti hanno bocciata, perché se te ricordi manco come si chiama il tuo vicino del banco, ci abbiamo dei problemi. Tra l'altro Giancarlo è un nome di un bambino che nasce vecchio. Mio padre si chiama Giancarlo ed è nato a 74 anni diretto. Mio padre a 60 anni è nato, mio padre. Si chiamava Giancarlo e nasce a 60 anni, come Maurizio, come Concetta, capito? Sono dei nomi di bambini che nascono già vecchi. Ma non mi importa più di tanto. Ma povero Giancarlo, Giancarlo pure ci avrà dei sentimenti. Valentì, non sono nessuno a Giancarlo perché si chiama Giancarlo. Comunque non ci parlerò. Perfetto, fate due domande se non c'hai l'amici, Valentì. Pian piano entrarono tutti e poi spunta il preside. Buongiorno ragazzi, ero passato per augurarvi buon inizio anno ed anche per dirvi che per i prossimi 2 giorni non avrete il prof di diritto. Beh, iniziamo bene, la scuola pubblica in Italia funziona sempre benissimo. Che fine ha fatto? Chiese una ragazza, Marzia, se non sbaglio. Beh, sì, o c'hai problemi di memoria o sei una testa di gara. È andato a vivere a Nord. Bene, le prime 3 ore sono libere, potete andare. Mi raccomando, per le 11 ci voglio qui. Vabbè, ma che bella la scuola. Sono rimasto indietro io. Quando c'era il prof dovevamo comunque stare in classe, no? Qui a Napoli potete andare in giro. Date a fare tutti i diretti, due sigarette, due pasticcini, due babà. Non si preoccupi, tanto non mi muovo da questo banco. Che stai ingollato. Tutti uscirono dalla classe. Meno che me presi un foglio. Ah! Tutti uscirono dalla classe, meno che me presi un foglio e cominciai a disegnare. Non prestando molta attenzione a quello che disegnavo. Alla fine guardai i disegni, perché lei ne disegna uno coi piedi, ne disegna altri, ed era il più Steno, fantastico scrittore italiano, Luigi Steno, che avessi mai fatto in vita mia. C'era una R intrezzata con delle rose e dei serpenti.
avanti. Segno della croce quando entri dentro casa. Davvero, non riuscivo a capire. Decisi di non pensarci più di tanto e di mettere via quel disegno. Ore 11.01. Tutti erano in classe e cominciamo la lezione d'inglese. Tornai a casa, pranzai ed andai a studiare. Due giorni dopo, martedì lei non fa niente. Sparisce, si chiude in casa in una botola di vetro e finisce. Passarono due giorni e quella mattina il preside doveva presentarci il nostro nuovo prof di diritto. Non vedevo l'ora, diritto! Mi è sempre piaciuto tantissimo. Entrai in classe ed ero la prima come al solito e trovai il preside parlare con un ragazzo che poteva avere uno o due anni più di me. Buongiorno, scusate l'interruzione. No, tranquilla, Valentina. Allora, prof, lei è Valentina, una delle sue nuove alunne. Piacere, Valentina Bianchi. Arrossì visibilmente. Quando gli arrossisco? Riccardo Valente, il suo nuovo professore di diritto, rispose con un sorriso. Mi sedette al mio banco e presi i libri e i quaderni di diritto ed aspettai che arrivassero tutti gli altri. Il preside fece le presentazioni e poi uscì dalla classe. Bene ragazzi, non vorrei iniziare già con la lezione, vorrei conoscervi un po' meglio. Quindi quando faccio l'appello, vi alzate e vi presentate. Arrivò il mio nome e alzò gli occhi dal registro e mi guardò intensamente. Mi chiamo Valentina Bianchi, ho sempre vissuto a Napoli, amo leggere e scrivere e la mia materia preferita è diritto. Ho due sorelle più piccole di 5 e 3 anni e mio padre lavora come militare, mia mamma come infermiera. Bene, signorina, si può sedere. Mi sedetti e continuò l'appello. Sentivo il suo sguardo su di me, ma lasciai perdere. Incontri inaspettati e c'è la foto di un figo. Le ore passate a scuola erano sempre quelle. A parte che avevamo tantissime ore di diritto e a me questo piaceva. Come ho già detto, amo la materia. O amo il prof. E tu chi sei? La tua coscienza. E da quando ne ho una? In che senso? Che fai? Questa è matta. Da quando hai bisogno di me perché non hai amiche? Calla, questa parla pure da sola. Io non ho bisogno di amiche. Tutti abbiamo bisogno di amici ed amiche. Beh, io no. Comunque no, non mi piace il prof. E poi non credo nell'amore, tu lo sai bene. Mo da che te la conosceva, già sta amica da una vita. Ok, come vuoi tu. Di pomeriggio mia madre mi obbligò ad uscire con lei. Amore, fermati in questo bar, io vado in quel negozio. Va bene, mamma. Questa è carenza di vita sociale, sorella. Ma sta zitta, non sai niente di me. Cara, io sono te. Sono il lato di te che non dimostri agli altri. Basta. Vai via. Ok, goditi il prof. Eh sì, certo, aspetta, il prof che c'entra ora? Perché quando devo rispondermi non lo fa? Ciao, Valentina. Salve, prof. Chiamami semplicemente Riccardo e dammi pure del tu. Vabbè, ho capito che siete coetanei, però mo, minimo d'accortezza. Certo, Riccardo, che ci fai qui tutta sola? In verità sono con mia madre e le mie sorelle. Ah, bene. Lei invece che ci fa qui? Avevo visto una ragazza sexy come te ed ero venuto a parlarti. Professore, stia attento, questo è un po' poco professionale. Arrivederci, prof. Che cos'hai, Valentina? Niente, ma non so, dimentichi mai di essere il mio prof. Dissi chinando il capo. Non ho capito, ma non so, dimentichi mai di essere il mio prof. Che brutti. Ciao, Valentina. Sorrise lasciandomi un bacio in guancia. No, eh? Questo è Riccardo che parla. Era una bellissima ragazza, peccato che non se ne rendesse conto. L'avrei avuta a tutti i costi, quel che costi. Quando costi nella costa della costi. Lui parla con la coscienza adesso. È una tua alunna. Lo so, ma l'avrò lo stesso. Professore, stiamo entrando un attimo in un'ottica un po' particolare. Torniamo su Valentina. Il prof era strano, ma non sono affari miei. Vai, vai, errori grammaticali voluti. Che c'è, tesoro? Risposi a Sol. Ammogliato! Sol! Olio nae sue gioste! Ah, scusate! È la sorellina! Non avevo capito, scusate, me lo pensavo! Olio nae sue gioste! Ah, oh, voglio! Quindi la bambina dice voglio andare sulle giostre. Certo, amore. Avvisai mia madre e portai Sol al parco. Lì, vai lì! Indicò l'altalena. Ah, sedetti e cominciai a spingerla! Di nuovo qui, il professore. Professore, lei in un parco dove ci sono dei bambini! Ci sta provando con una sua alunna da poco maggiorelle! Per favore, non andiamo a far mannare subito il primo capitolo del mio prof della fanfiction! Per favore, io già ho qualche strike su YouTube! Non mi bannate che guadagno 20 euro al mese da YouTube! Mi servono! Ma tutto, ma che c***o fa all'intorno? Ciao, salutai. È tua figlia? Sbiancò. E lo feci pure io. No, è mia sorella. Cosa ti salta in mente? Risposi agitata. Ah. Oddio, che succede? Che succede? Che succede? Professore, non dica queste cose. Mamma mia. Il professore dice. Ah, giusto. Qui abbiamo la virginella di turno. Non è normale, professore. Lei dice. Ma un prof non può rivolgersi così ad un'alunna. È la coscienza che parla. Ora non sei a scuola. Lui può rivolgersi come vuole al di fuori delle mura scolastiche. Lei dice. Sarà
Abbassai il capo. Non avrei mai potuto rispondere, punto primo, perché ha ragione, perché è vergine. Punto secondo, perché sono troppo timida. Arrossii molto, lui mi alzò il capo. Ho ste mani addosso, professore. Sei diversa dalle altre, disse per poi andare via. Io mi immagino il professore che fa: sei diversa dalle altre. Vale, vieni, torniamo a casa. In macchina parlammo di che cosa aveva preso mia madre in quel negozio. Poi parlò Sol. Amma! Oh, Dio, che sta succedendo? La bambina chiede. Mamma, amma, che significa verginella? Te credo, sta ragazzina è tutta traumatizzata. Cavolo, quando voleva parlava proprio bene. Insomma, è scritto in mifia. Valentina Bianchi, che discorsi fai a tua sorella? Mamma, ti giuro, io non ho detto nulla del genere a Sol. Lo avrà sentito da qualcuno. Valentina, non mentirmi. Mamma, siamo al capitolo 3 che si intitola Non voglio più vederti. Già! Mamma, davvero, l'ho sentito da un ragazzo seduto sulla panchina lì vicino. Sol, è vero? Sì, mamma. Va bene, ti credo. Meno male che Riccardo era davvero seduto su quella panchina. Torniamo a casa e troviamo papà. Ehi, tesoro, com'è andata la sentenza? Ma che sentenza? Bene, apparentemente abbiamo vinto. Ma sei stata al parco a fare shopping? Ma quando cazzo hai fatto una sentenza in tribunale? Che manco sei laureata? Ma dove cazzo? Vivi! Bene! Ciao papà, lo salutai. Ciao Valentina! Mi sorrise. Ci sedemmo a tavola dopo che la mamma aveste finito di preparare la cena e andai a letto. Una settimana dopo. A scuola è sempre lo stesso. Occhiatine da parte di Riccardo. Cioè, il prof e fuori scuola si comporta da stro... No, non ho mai detto una parolaccia in vita mia, non comincerò adesso. Si comporta da cattivo ragazzo. Comunque ho scoperto che ha 24 anni. Solo 4 anni di differenza. Può andare. Sta zitta. A casa. Chi è che parla adesso? Vale, domani sera verrà a cena il cugino della tua amica e di tua cugina. Chi cazzo è che parla? La mamma, spero. Il cugino dell'amica di mia cugina. Ok, ma perché? Perché è da tanto che non lo vediamo. L'ultima volta tu avevi 5 anni e lui 9. Oh mio Dio, ragazzi, 4 anni di differenza, ma sarà lui? Va bene, ora vado a studiare. Non mangi? Non ho tanto appetito. Sono 2 settimane che Riccardo ci fa da prof e devo dire che è davvero bello. Cioè, bravo ad insegnare. Il giorno dopo a scuola. Ultima ora. Diritto. Suona la campanella, tutti escono e Riccardo mi fa restare in classe. Ehi, piccola. Non mi chiamare così, per favore. Vale, io non sono davvero così, come ti dimostro, ma non riesco a catturare la tua attenzione. Non mi calcoli nemmeno di striscio, sono 2 cazzo di settimane che provo ad avere un rapporto che vada oltre al prof alunna, ma non riesco ad ottenere nulla. Professore, non è normale sta roba, si attenta a quello che fa, a quello che dice. Chi te lo dice che non catturi la mia attenzione? Sussurrai, ma non volevo dirlo. Abbassai di colpa la testa e giurai di intravedere un sorriso sulle sue labbra. Ma come fai se c'è la testa giù? Come fai a vedere che sorride lui? Ma che cazzo? C'hai i denti come un cavallo! Mi girai e mi diede un bacio a stampo sulle labbra! No! Professore, non si fanno queste cose! Ah, regà, sta succedendo un burdel! Arrivederci, Riccardo. Aspetta, mi disse continuando a sorridere. Mi girai e mi diede un bacio a stampo sulle labbra. No, non voglio. Ma come fa lui a darti un bacio se tu c'hai la testa bassa? Lui ti deve dare il bacio da sotto così. Che cazzo è? Uno struzzo! Guardami negli occhi e dimmi che non vuoi più vedermi all'infuori di queste 4 mura. Alzai il capo. Senza esitare lo guardai negli occhi e non voglio più che mi tocchi e mi baci o abbracci. Lasciami in pace e fatti una vita. Grazie. Non hai risposto alla mia domanda. Sparissi dalla mia vita. Al di fuori della scuola non voglio più sapere nulla di te. Avevo gli occhi lucidi e scappai dalla classe. Il mio prof diritto, il mio prof.